Ohayo, buongiorno a tutti. Oggi rispondo ad una delle domande che mi viene fatta più di frequente. Come fai ad avere così tante cose riguardanti il mondo dell'animazione e dei manga, soprattutto sullo studio Ghibli? E come faccio a non andare in bancarotta? È molto semplice, ho la fortuna di avere amici e amiche che condividono con me la stessa passione, che conoscono cosa è valido o no sul mercato e quindi me lo regalano. Questo, sono riuscita a fare il video solo oggi, è stato il regalo che mi è stato fatto per il mio compleanno dell'anno scorso ed è uno dei pezzi che veramente andranno nella vetrina d'onore. Vi faccio un piccolo spoiler. Eccolo qui, originalissimo per i 30 anni dello studio Ghibli. La mia migliore amica, nonché spirito affine, ha pensato che nella mia collezione non potesse mancare un oggetto del genere. Ora vi mostro che cosa c'è al suo interno. Pronti a curiosare? Eccolo qua, il Totoro a grandezza naturale, quindi proporzione 1 a 1, del più piccolo tra i tre Totoli. Quando Totoro è piccino risulta essere così, quindi bianco, senza ancora le braccina e i denti. Con le sue chiappettine con la coda, i piedini che sono simpaticissimi e kawaii, materiale resistentissimo. Più tardi vi metto anche delle fotografie dove si può vedere meglio perché merita, è adorabile, mi piace da morire. Guardate qua sotto, opla. Per i 30 anni dell'anniversario. Cosa succede quest'anno? Quest'anno viene proposto lui, il Totoro con la via di mezzo, cioè quando lui cresce si trasforma nella colorazione blu con il pancino azzurro. Quello che verrà proposto quest'anno, sul quale ho già posato gli occhi, è proprio fatto così, quindi ha il sacchettino sopra la schiena e dal sacchettino sbucano le ghiandine che cadono. Se vedete, c'è prima il Totoro che abbiamo adesso e poi quello che verrà fuori dopo, quindi si suppone che andranno messi uno accanto all'altro. Questo riprende anche una delle scene iniziali del film, quando una delle protagoniste, la bambina May, si riesce a vedere effettivamente il piccolo Totoro e il Totoro di mezzo, mentre vanno in giro a raccogliere le ghiande per poter appunto portarle nella loro casa, visto che è il loro cibo. È una delle scene più divertenti del film, perché c'è questo inseguimento tra lui e la bambina che lo vuole prendere a tutti i costi. Naturalmente è un film che vi consiglio caldamente se avete dei figli, se avete dei nipotini o anche solo per voi stesse o stessi, tra virgolette, scusate, mi viene sempre da rivolgermi al pubblico femminile quando parlo della Ghibli, però anche ai maschi, anche agli uomini può benissimo piacere. Ritornando invece all'argomento, questo risale appunto all'anno scorso, quindi ce ne sono ancora in giro reperibili qualche esemplare, non molti perché comunque sono a tiratura limitata, non vengono più riproposti. Terminato lo stock preparato per il 30° anniversario, non ne vengono più ristampati. Quindi se avete la possibilità di trovarne ancora qualcuno e siete come me collezionisti ed appassionati, non fatevelo scappare, perché è un bocconcino, non pesa tantissimo, quindi se avete una vetrinetta e desiderate esporlo non dovrebbe essere un problema.
In Giappone ho visto che veniva esposto sopra un cerchietto rappresentante un tronchetto d'albero. A me invece piacerebbe comprare quei quadrati fatti di finta erba che però sembrano reali e potercelo mettere sopra così da fargli sembrare proprio un cammino, una corsa su un prato. Direi che verrebbe veramente molto molto bene. Naturalmente quando riuscirò a portare a termine questa cosa vi mostrerò le fotografie e le metterò o sulla mia pagina Facebook oppure vedrò di fare un mini video velocissimo qua su YouTube. Bene, vi saluto, spero tanto che vi sia piaciuto e di avervi dato una piccola dritta perché, credetemi, è molto 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 bello. Dal vivo è ancora più bello. Spero possiate trovarlo ed apprezzarlo. Io lo trovo kawaii all'ennesima potenza. Buona giornata a tutti ragazzi e spero che il video vi abbia fatto piacere. Un saluto e alla prossima avventura dal mondo Ghibli, anzi Ghibli.